Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: Salute a voi! Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E semmai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo seduti, voi che siete a casa mettetevi pure seduti, ma attenti con le orecchie per ascoltare questa breve meditazione che inizia proprio con l'annuncio della sequenza, questo antico inno che la Chiesa proclama in questi giorni di Pasqua. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via la tomba del Cristo risorto. E conclude l'inno: sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. È molto bello oggi celebrare qui, in questo santuario all'aperto. È un santuario all'aperto perché fatto dalle mani di Dio, questo cielo, questo mare, queste montagne. È un santuario perché siamo all'ombra del santuario della Madonna Consolata. È un santuario questo perché qui si vive in qualche maniera la carità di Don Orione, che ha fondato questo istituto e che da più di 100 anni continua ad essere un punto di riferimento per la città, un faro, una luce. Oggi qui, in questo santuario, possiamo dire idealmente radunata tutta la città di Messina. Non era possibile avere tutti quassù, sarebbe stato andare contro le disposizioni di legge, ma abbiamo una rappresentanza che in qualche maniera rende presente tutta la città di Messina. Voglio salutare quindi il sindaco, l'onorevole Cateno De Luca, che
Intanto ieri, dopo mezzanotte, io ho mandato un messaggio: guarda, vogliamo fare la messa all'aperto e Pasquetta, si va fuori, cioè in terrazza. E lui subito: vengo pure io, vengo volentieri a salutarli, a salutare i vostri ragazzi, e si è fatto precedere anche da un regalo, da un grande uovo di Pasqua, e ringraziamo. Insieme, come vi dicevo, insieme al sindaco che rappresenta tutta la città, anche l'assessore Alessandra Calafiore, che ringrazio per la sua vicinanza alla nostra istituzione. Come anche qui è presente un po' tutto il personale, anche se sono impegnati i nostri dipendenti della FAR 85 a lavorare con i ragazzi, con gli anziani, non potevano salire su anche per tanti altri motivi, ma abbiamo presente il consiglio di amministrazione con il presidente della FARO Angelo Giacoppo insieme a Domenico e a Fabrizio. E qui siamo per dire grazie al Signore, per dire tutti insieme, insieme a Don Vincenzo, che è il sacerdote più anziano della nostra comunità, e oggi non gli pare vero che si sente un po' anche lui un po' a fiume di Nisi, insieme al sindaco della stessa città, della stessa bella città di Fiume di Nisi. E così insieme ai ragazzi, a Ivano che cura la musica, insieme a Dandi che è dietro la telecamera, insieme ai volontari della parrocchia, siamo qui tutti insieme per dire, insieme ai parrocchiani che stanno sul balcone, che saluto! Saluto a tutti voi, avete sventolato la bandiera italiana, ciao a tutti, vi saluto anche Catena di Lucca, eccolo qui, vi saluta, e così anche tutti quelli che sono nei balconi, qui dai palazzi, un saluto a tutti, auguri, buona Pasqua, e insieme diciamo, sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu re vittorioso, sì, fratelli e sorelle, Cristo è veramente risorto, alleluia. I più ottimisti tra di noi dicono, i più ottimisti, alcuni dicono non c'è niente da fare, non è possibile, no, alcuni sono molto ottimisti e dicono a tutto c'è un rimedio, tranne che alla morte. Fratelli e sorelle, quest'oggi vengo a dirvi che c'è veramente rimedio a tutto, anche alla morte, perché Cristo è risorto. E proprio perché Cristo è risorto c'è rimedio a tutto. È Cristo risorto che ci dona il suo spirito, è Cristo risorto che ci dà un cuore nuovo, è Cristo risorto che ci dà la forza per superare tutti i problemi. Poiché Cristo è risorto, ogni cosa è possibile. E il Vangelo di oggi ci fa subito toccare con mano la nostra realtà umana. I sommi sacerdoti pagano coi soldi i soldati perché tacessero e non dicessero la verità, perché dicessero che il corpo di Gesù è stato rubato. Invece sapevano bene cos'era successo, che il sepolcro si era aperto, che un terremoto aveva rotolato via la pietra e che il Cristo era risorto. Vengono corrotti, vengono pagati. E proprio il Papa questa mattina diceva: speriamo che finisca presto questa pandemia, ma poi sta a noi come riprendere il cammino. Non si può dire che tutto tornerà come prima, non è giusto che tutto torni come prima, meglio di prima. Capaci di essere solidali tra di noi, come stiamo imparando in questi giorni. E io voglio ringraziare il sindaco, l'ho detto e lo posso ripetere, per quello che sta facendo per la nostra città. Mi hanno detto che in 2 ore si fa la domanda della Family Card, nel giro di 2 ore vengono accreditati i soldi, se è giusto, alle famiglie più povere. Queste sono cose straordinarie, in 2 ore! Io faccio la domanda e mi vengono accreditate sul telefonino il codice per andare al mercato a comprare la roba. Ho visto con i miei occhi i bustoni enormi di viveri
portati in giro dalla protezione civile, dai volontari e dai dipendenti del comune. Ho visto con i miei occhi. Sì, ecco, e noi abbiamo dato una mano, tutti insieme, tutti solidari. Le famiglie sono aumentate, non più le solite 40 famiglie, ma 70-80 persone, famiglie. Abbiamo dato come parrocchia del Norione vicino, abbiamo fatto anche dei buoni, così, dei buoni cartacei con il valore, diciamo, per il supermercato. Ecco, abbiamo lavorato tutti. Allora, Gesù è risorto. E speriamo che presto, lo chiediamo al Signore, lo chiede il Papa, lo chiediamo a tutta la Chiesa, fa che finisca questa pandemia e che possiamo vivere da risorti. Oggi, e conclude, a proposito di uovo, onorevole, a proposito di uovo di Pasqua, ecco, un nostro ex allievo scriveva: ma va bene l'uovo di Pasqua, ma io voglio dire che voglio essere un uomo di Pasqua, non so se, non un uovo di Pasqua, quello ci sta bene, ma essere un uomo di Pasqua, che significa essere un uomo di Pasqua? Significa essere un uomo rinnovato, un uomo che crede nella risurrezione di Gesù. Sta finendo la batteria, per cui è bene concludere. Ecco, il Signore è risorto, è veramente risorto, alleluia. Il Signore ci ha insegnato a pregare con fiducia a Dio Padre. Chiediamo che venga il suo regno. Chiediamo che ci liberi da ogni male. Ci liberi dal male del coronavirus, da questo contagio, da questa pandemia. Liberaci dal male, oh Dio, nostro Padre, e liberaci da tutti i mali. Insieme, come ci ha insegnato Gesù, insieme a Gesù risorto e presente in mezzo a noi, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura e da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che avete due apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Riceviamo la comunione in forma spirituale. Ognuno desidera fortemente di ricevere Gesù nel suo cuore, e la comunione spirituale che sostituisce quella sacramentale fino al momento in cui sarà possibile ricevere di nuovo la comunione sotto la forma dell'ostia e
del vino. Intanto, ecco, ci concentriamo e diciamo: Signore Gesù, vieni in me, voglio entrare in comunione con te. Signore, la grazia dei sacramenti pasquali, e poiché ci hai guidati nella via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci ha dato il dono anche di questa Santa Messa qui all'aperto, in qualche modo. Io ho detto ad alcuni: noi facciamo la Pasquetta in terrazza, ecco, l'abbiamo fatto proprio in un modo tutto particolare, molto bello, anche a nome di quanti non possono farlo, ecco, ci ritroviamo qui. Un augurio per tutti, per coloro che non possono, desidererebbero ma non possono essere presenti, auguri perché possiamo superare, ecco, questo momento così un po' tragico, no? Per la nostra mentalità, ecco, purtroppo è una cosa che dobbiamo cercare di superare con molta bontà, molta pazienza, ecco, molta pazienza, va bene?
grazie al signor sindaco fiumenese, fiumenese, ecco, in qualche modo ci conosciamo, sì, soprattutto con Giussi, perché abitiamo di fronte alla casa di Giussi, con la nostra via fiumenese, quindi conosco la moglie fin da piccola, ecco, da bambina vorrei dire, ecco. E quindi un grazie al sindaco che, ecco, come avete potuto notare, muove un pochino le acque, ecco, che tante volte si fermano e allora diventano putride, no? E quindi grazie per quello che sta facendo, come già ha detto Don Natale, ecco, ha messo in evidenza, per tutto quello che sta facendo per la cittadinanza e per l'Italia. Ecco, ringraziamo di cuore, il Signore lo conforti, il Signore dia ancora tanta energia, tanta forza, tanta bontà, tanta pazienza e tanto cuore. Ecco, auguri per tutti. Grazie Don Vincenzo. E ringrazio l'onorevole Cateno De Luca, che è il nostro sindaco, che ci sta dicendo due parole, ecco, alla città, ce l'hai tutta quanta qui la città, ecco. Io voglio ringraziare la città perché ha dimostrato grande senso di responsabilità, grande maturità. Stiamo attraversando assieme questo momento difficile, ma fin dall'inizio vi abbiamo detto che non siete soli. Noi abbiamo fatto di tutto con i nostri uffici, i nostri assessorati, per essere presenti in ogni angolo della città. L'abbiamo fatto collaborando con tutti e soprattutto utilizzando tutti i linguaggi utili affinché si riuscisse a comprendere la delicatezza del momento di guerra che stiamo vivendo. Ne usciremo rafforzati, sicuramente comprenderemo ancora di più cosa significa l'amicizia, cosa significa la fratellanza, cosa significa un abbraccio, cosa significa stare assieme, cosa significa tutto quello che ci manca in questo momento e che in parte probabilmente, uso un termine forte, avremmo forse disprezzato in passato. Ci segna questo virus, ci segna nell'animo e ci segna in quei comportamenti sbagliati che in questi anni sicuramente abbiamo noi coltivato. Ed è questo che ci deve tenere ancora più uniti e ci deve consentire in questa fase, ultima fase, delicata, di resistere, di non sbagliare, di non mettere in discussione i sacrifici che abbiamo fatto. Dio ci accompagna e ognuno di noi farà di tutto affinché protegga l'altro. Auguri Messina, auguri messinesi e grazie di cuore dal vostro sindaco. E adesso il sindaco ha portato un grande uovo di Pasqua per i nostri ragazzi. Ecco, è troppo grande, grazie, perché ancora non l'avevamo. E quindi siamo arrangiati con altri nostri, però l'uovo non ce l'avevamo. Quindi adesso questo per la settimana lo vogliamo coprire. Per la settimana glielo grazie e vorrei prendere questa parola di questo ex-allievo. Ha detto è l'uovo di Pasqua, è importante, l'uovo di Pasqua. E questo mi ricorda che dobbiamo essere, io voglio essere un uomo di Pasqua, uomo che crede in Gesù risorto. Quindi questo uomo diventa una cosa simbolica, che è saluto tutti gli orioni d'Italia, perché è stato uno di loro da Milano a dire l'uomo di Pasqua, ma voglio essere l'uomo di Pasqua. Grazie per questo augurio, grazie signor sindaco e signore vi benedica. Amen. Alleluia. Concludiamo con la benedizione su tutti voi che avete partecipato dalla terrazza, dai balconi e su tutti voi che da casa ci avete seguito ed è stato molto bello. Poi ecco, Dante vi farà vedere ancora un po' lo stretto, che è così bello il mare nostro, il mare dello stretto. Faglielo vedere Dante, va, guarda che meraviglia, un po' di foschia, ma è bellissimo.
Bene. Il Signore sia con voi. Ad ogni preghiera risponderete Amen. Stendiamo le mani, Don Vincenzo, stendi anche tu le mani, perché questa benedizione arrivi nelle casse, nelle famiglie, scenda su questa città, e di là vediamo l'Italia, che noi siamo Italia chiaramente, vediamo il continente, e anche al continente l'Italia, una benedizione veramente che arrivi fin su alle Alpi, ai confini e su tutto il mondo, perché è Gesù risorto che dà la sua benedizione. Rispondete Amen. Dio che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore Gesù, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate, portate a tutti la gioia del Cristo risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Auguri, buona Pasqua a tutti. Auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua, auguri.